Tutti sottoscriveremo volentieri agli inviti di amicizia italo-slovena. Purtroppo, a pochi passi da queste scritte, una croce stende le sue braccia presso l'apertura di una foiba. Al pietoso ufficio di recuperare le salme degli italiani gettati in questi pozzi carsici si dedica la polizia scientifica della Venezia Giulia. Una scala di corda viene calata in questa foiba profonda 82 metri, ve ne sono altre di parecchie centinaia. Vigili del fuoco di Trieste attrezzati con autorespiratori si accingono alla discesa. Silenziosi i parenti delle vittime attendono di riconoscere i resti dei loro cari. Scorre mediante carrucola la corda che porta alla luce ad uno i sacchi contenenti ciò che è rimasto dei cadaveri fracellati dalla caduta. Foibe, sinistro nome, perpetuarsi degli orrori ai quali si sperava che la fine del nazismo avesse posto termine. Erano uomini vivi, ecco quanto di loro viene restituito. Brandelli di carne, schegge di ossa, crani col classico colpo alla nuca. Sono queste le conseguenze di un nazionalismo esasperato e maleinteso. Per questi resti martoriati, per queste famiglie in lutto, l'Europa chiede a tutti i popoli una più illuminata comprensione vicendevole, una più equa e sincera volontà di pace. L'Italia sa di non aver meritato questi altri morti che si aggiungono a quelli di una guerra che essa non ha mai voluta. Sui campi che attendono il sacro lavoro umano, non si debbono più profilare queste madri impietrite nell'attesa di un cadavere.